Oggi è veramente un giorno molto importante, realizziamo un grande sogno, è il quarto centro di aggregazione sociale rivolto all'anziano fragile che apriamo. È un momento veramente, sono veramente commossa perché questo sogno si è realizzato tramite anche di tante persone che ci hanno sostenuto. È un servizio che ha delle connotazioni proprio sociali, quindi con... è un progetto proprio di comunità e di prevenzione. È un servizio rivolto alle persone affette dalla malattia di Alzheimer di grado lieve e moderato, ma anche rivolto alla fragilità dell'anziano, l'anziano solo. Il servizio sarà aperto lunedì e venerdì dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 18. E ci saranno delle attività all'interno come stimolazione cognitiva, attività occupazionali, musica, terapia e poi uscite sul territorio. Vi informiamo inoltre che abbiamo vinto un progetto regionale che si chiama Cittadinanza Attiva Welfare Comunitario, che viaggia un pochino a parallelo con l'apertura di questo centro, e prenderemo in carico proprio la persona dall'inizio della malattia tramite un'assistenza sociale e offriremo un servizio completo. Cosa significa? C'è proprio un pacchetto completo all'interno del centro di Pesaro, e dall'accoglienza tramite assistenza sociale, se la persona ha bisogno di assistenza invieremo dell'assistenza domiciliare, se ha bisogno più di attività stimolanti ed educative verrà qui al nostro centro. È previsto anche il sostegno psicologico, la formazione per i volontari, i gruppi di automoto aiuto. Questo progetto si chiama Cittadinanza Attiva e Welfare Comunitario, è in collaborazione con la UISP, l'AIMA e l'AUSR di Montelabate. Insieme all'associazione Nonnomino, insieme all'ambito territoriale sociale, all'ASDUR, abbiamo portato avanti questo progetto di inclusione sociale, un progetto rivolto alle persone, agli anziani soli, ma anche alle persone malate di Alzheimer, e rivolto anche a supporto delle famiglie. Un progetto molto importante che è stato possibile grazie al grandissimo impegno dell'associazione, della presidente Bruna Di Berardino, e anche grazie al lavoro di squadra. Tutti insieme ci siamo impegnati per questo progetto, per questa bella avventura. Inoltre è molto importante aver riqualificato un edificio, questo era un edificio del comune, e averlo riqualificato ed essere parte importante di questo quartiere. Quindi la rete sicuramente si allargherà con il quartiere, il centro sociale di Muraglia, l'associazionismo, e credo che ci saranno tante possibilità e tante opportunità per il futuro. Un in bocca al lupo per questa grande avventura, e spero che questo servizio possa essere veramente utile per tutta la comunità.